TG Web del 14 settembre, progetto Italia News. Iniziamo con gli esteri. Attentato Bengasi, sospeso traffico aereo per motivi di sicurezza. Dopo l'attentato all'ambasciata americana, dove hanno perso la vita 4 diplomatici statunitensi, tra cui anche l'ambasciatore Chris Stevens, è stato sospeso per motivi di sicurezza il traffico aereo. Dietro la decisione presa, secondo la fonte aeroportuale, ci sarebbero minacce di un'eventuale presenza di missili terra-aria portatili. Alla fine del conflitto libico, i paesi occidentali e la NATO hanno segnalato la sparizione di migliaia di missili terra-aria. Testimoni a Bengasi riferiscono che nella notte scorsa alcuni droni hanno sorvolato la città. Passiamo alla politica. Leone, legge elettorale, Berlusconi tace ed attende. Nessun mistero sul silenzio di Berlusconi. Bisognerebbe apprezzare il senso di responsabilità di un leader che, come tale, nel più stretto riservo, tiene conto di quelli che possono essere gli sviluppi della situazione politica, primo fra tutti la nuova legge elettorale. È quanto dichiara Antonio Leone, vicepresidente della Camera del PDL, ad Uno Mattina. Poi il nuovo attacco al PD. Non dovrebbe pensare solo al proprio tornaconto, ma agli interessi generali, modulando le proposte in tal senso. La dichiarazione avviene all'indomani della sfida lanciata dall'esponente PD Matteo Renzi con la sua candidatura a guidare l'Italia nei prossimi 5 anni. 3 le parole d'ordine che contraddistingueranno la sua leadership. Futuro, Europa, merito. Cronaca, gambizzazione ad Inolfi, arrestati 2 anarchici. Novità nell'ambito delle indagini sulla gambizzazione di Roberto ad Inolfi. I Ross e la Digos di Genova hanno arrestato 2 anarco-insurrezionalisti piemontesi del nucleo Olga. I fermati sono Nicola Gai, 35 anni, e Alfredo Cospito, 46. Indagata anche la compagna di Cospito. L'operazione è scattata nelle prime ore di questa mattina. Perquisizioni sono in corso a Bordighera, Cuneo e Pistoia. Ancora cronaca, con una notizia proveniente da Reggio Calabria. Arrestato il boss Aquino, latitante da 2 anni. Questa mattina i carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato il 47enne nella sua abitazione a Marina di Gioiosa Ionica, dove gli Aquino hanno il loro predominio. Ricercato da luglio 2010, dopo essere sfuggito all'arresto in occasione dell'operazione crimine, Aquino, ritenuto il capo dell'omonima Costa, è accusato di associazione mafiosa. In chiusura allo sport, dopo le novità dei giorni scorsi in casa Ducati, si guarda con rinnovato ottimismo al prossimo GP di Misano Adriatico. Intanto Rossi, prima di abbandonare il team romagnolo, intende lasciare il segno. Per i prossimi 6 appuntamenti, il campione italiano vorrebbe piazzamenti eccellenti e le novità sul telaio lasciano ben sperare. Per la prossima stagione il quadro completo, ed oltre a Ben Spies e Andrea Iannone, ci saranno Andrea Dovizioso e il confermato Nicky Hayden.